Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera Far Cry. Ed oggi affronteremo questa mini missione che è una missione prepper, dove praticamente si devono raccogliere, si arriva a raccogliere soldi ed altri oggetti in questa casa che in teoria è infestata da un'entità paranormale. Mi sono goduto lo spettacolo. Tutti nella contea, impegnati a farsi a pezzi gli uni con gli altri. Ho lasciato qualche specialità in cima al fienile, per chiunque sia abbastanza coraggioso da attraversare la mia casa infestata. E noi faremo questo oggi. Prima cosa dobbiamo capire come attivare la porta. Dice che ha bisogno di elettricità e incominciamo. Dovremmo andare lì dentro. Quindi dobbiamo salire da un'impalcatura, però possiamo salire da qua. Andiamo senza nulla. Vediamo un po' se ci sono oggetti da raccogliere. Attenzione, si può entrare dentro da qui. Intanto ci prendiamo un fumetto. Voglio anche la mazza, non si sa mai. Voglio andare qua sotto. Non si può? No. Peccato. Però ci fa intravedere la casa. Va bene. Vabbè, entriamo da qua. Vediamo un po' cosa c'è. La solita pizza. I cereali. Rompiamo la radio, mappe, sigarette e cassaforte. Questa ci interessa tantissimo, perché ci sono i soldi. Sembra che non siano importanti, invece sono importantissimi. Dove va quel boiler, scusa? Forse questo è il bagno. Ok. Beh, il rumore della porta che fa. Che cigola. Ci sta. Che rumore che fanno. Però rompiamo la zucca. Facciamo un giro, vediamo quanto è grande. Sembrerebbe abbastanza grande, non ci sono oggetti, quindi iniziamo la nostra avventura all'interno della casa infestata, nella casa degli orrori. Entriamo. Vediamo cosa succede. Vediamo se salto in aria. C'è un telefono che squilla. Lo rifà? No, però gli volevo dare un colpo. Sì, lo rifà. Ma sono persone vere? Vedi, sono persone vere. Non sono manichini. Qua ci dovrebbe essere quella di prima. Esatto. C'è una macchina. Questa è bellissima, sembra che ti viene addosso. Cosa succede? Questa direi che anche questa è stata paurosa. C'è il solito telefono che squilla. Il lupo. Va bene, è un colpo, no? Ok.
piace buttare giù i manichini. Si vede nulla. Animali. Figata. Dai, bello questo. Non lo sarei mai immaginato. Quanto è grande? Bello grande. Ho sentito dei rumori che venivano da dietro. E mi ha fatto spaventare un pochettino. Paio di scarpe. Allora, raccogliamo. Ma la stanza delle torture, questa. La telecamera. Due telecamere. È una stanza delle torture. Quindi ho ragione, quelle persone erano vere. C'è un topo, i topi non ho mai capito come si uccidono. Oh, finalmente. Ce l'ho fatta. Basta, guarda come ho il. Il numero è 789-345-67. Mi sa che questo era un serial killer. Un po' computer vecchissimo. Ma e tutti i soldi? Di solito si arriva e si scoprono soldi, cose varie, invece qui non c'è niente. A meno che. C'è un pezzo di ferro. Non c'è più niente. Magliettine. Cioè, è finita così. Di solito c'è una cassaforte con tanti soldi, invece qui non c'è niente. Ah, eccoli qua. Dicevo io. Riviste. E soldi. Ce l'abbiamo fatta. Però devo dire che è un posto inquietante. Scusa, la sigaretta sta fumando, quindi era qui. Eri qui. Dove sei andato? Distruggo tutto. Cazzo, non si può distruggere più niente. Guarda, questo era un pazzo. Andiamo, leggiamo. Hai paura di Dio, hai bisogno di temere il diavolo, tu devi temerlo. Prendi un giovane e prendi la sua mente e il suo corpo, usi il suo corpo vuoto per trovare più giovani a cui rubare i corpi. No, 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 no. Ti ritroverai a sperare di non avere più cervello in testa perché quando lui avrà finito con i tuoi corpi non li vorrai più. Ma non so. Vabbè, non c'è più niente. Peccato. Comunque questo qua torturava la gente. Questa è la parte più brutta della casa infestata. C'è anche un palloncino. Non so. Veramente strano. Ok, ragazzi. Per oggi è tutto. Alla prossima. Bye bye.